La partita è tanto facile da raccontare quanto comodo è stato andare in gol per il Sersale e poi gestire la gara. È bastato un Sersale modesto e non brillante come abituati a vederlo in altre circostanze per avere ragione dell'ultima della classe quanto a morale ed entusiasmo. Una formazione spenta alla quale probabilmente pesa una non felice atmosfera all'interno della dirigenza. Al Sersale è bastato avvicinarsi alla porta locale che Scalise veniva lasciato libero di appoggiare in rete. La squadra si adagiava su questi finti allori e lasciava l'iniziativa ai locali, a del vero pericolosi solo con Orlando al 16°. Orlando che addirittura pareggiava al 27° con un bel diagonale. Allo scadere ci prova pure Cambria e il 45°. Sul finire il Siderno prova a fare la frittata, al 46° ci riesce meravigliosamente lasciando Stajanò libero di tirare in porta, proprio al bomber che riesce a fare cose impossibili. La partita è tutta qui. Nel secondo tempo il Siderno si proporrà con fatica e il Sersale controllerà con agio. Anche se Carabetta rievoca vecchi ricordi e fa vedere al terzo una delle sue classiche punizioni, traversa. Al settimo un'altra prova di frittata, ma questa volta non riescono Orlando e Marra. Al decimo su punizione sempre, questa volta Candido. Anche Caturano vuol porre la propria firma sul risultato, ma non vi riesce. Allora ci prova Novello, alla 21° e al 26° Cambria. Sono i momenti migliori del Siderno, ma sono solo 5 minuti. Il Sersale si riprende il campo e legittima il vantaggio con Caturano le sue due occasioni, alla 32° e al 35°. Sul finire un po' d'orgoglio con Novello, tiro lento ma velenoso. Cavoli amari anche per l'esperto Parrotta. Finisce nell'apatia totale all'uscita degli atleti di casa con l'applauso del pubblico di Siderno al transito dell'11 ospite. Anche l'allenatore del Sersale ha notato locali sottotono. Bocche cucite, parla solo Fiorenza, ma giusto per salutare i suoi ragazzi. Che parole usare, che domanda fare, perché questo è uno dei momenti più difficili della storia personale di Fiorenza e di questo Siderno. È giusto. Troppi risultati parlano chiaro, non è giusto che parli l'allenatore. Spiace dirlo, ci ho messo tutta l'anima. Mi rimarranno dei bei ricordi del Siderno che portate in eccellenza. Quest'anno non ce l'ho fatta. Che è successo? Ecco. Allora, so, ci sono la domenica, sì, ci sono durante la settimana. Poi dirò alla fine, adesso è facile, giustamente di quello che devo pagare sono io sicuramente. Però qualcun altro si deve pure assumere delle responsabilità. Guardi, lo stesso mister ospite diceva che aveva un peso psicologico incredibile, che era palpabile nel Siderno. Sì, vabbè, è normale, perché tu giochi, penso che il primo tempo abbiamo giocato bene. Alla prima occasione prendo i gol con una cosa che abbiamo provato fino a venerdì. Ho detto che doveva marcare il numero 4, doveva marcare una persona, un giocatore, l'hanno lasciato al più piccolo, ha commesso, hanno messo la palla dentro. Marra non l'ha vista, c'è stata un'incomprensione, cioè, l'hanno portata dentro. Non c'è con la testa qualche elemento, non c'è con la testa, perché sono errori che la dodicesima. Siamo tornati in partita, penso che abbiamo avuto due o tre occasioni, l'abbiamo avute noi. Ho fatto un bel gol con Orlando, ho detto qua. E poi non puoi prendere al 46° un gol girato di spalle con 5 difensori nostri. Sì, la colpa è dell'allenatore, è giusto che paghi io, però. Ma no, la colpa è dei giocatori, anche perché errori clamorosi. Ascolta, io li alleno durante la settimana e li metto. Però mi assumo tutte le responsabilità, come l'ho fatto sempre. Però c'è qualcun altro che si deve assumere pure lui, più di uno, le responsabilità. No, calciatore, parlo pure qualche dirigente. Senza che fanno i fenomeni adesso che hanno inventato il calcio alcune persone. In questo momento potrei dire tante cose, non li dico perché non è giusto, devo stare solo zitto perché sono ultimo in classifica, sono a rischio sonoro sicuramente perché hanno dato l'ultimatum alla società, è giusto, torno a ripetere, io auguro a Siderno tutto il bene possibile. Mancano 18 giornate, 17. No, vabbè, non è giusto che venga un allenatore nuovo, che c'è il mercato, poi ci sono alcune cose in società che a me non piacciono. Sto dicendo che lascia, mister? No, non lascio, ma siccome la società aveva dato l'ultimatum in questa partita, ma era stato comunicato, sicuramente con la sconfitta verrò esonerato. Quindi o lasciare o esonerato, cioè non ho problemi con Siderno. Io auguro soltanto al Siderno di salvarsi, di riprendere, però di avere un pochino di fiducia in più questi ragazzi. Perché nell'ultimo mese non l'ha avuta nessuno la fiducia. Non le sto a raccontare quale cose, però dal di fuori purtroppo è bello venire solo la domenica a fare il dirigente, venire a dare delle sentenze e delle cose. Durante la settimana i ragazzi hanno bisogno, che non sono delle persone normali. Poi quelli che stanno accusando il colpo proprio sono i ragazzini. Nessuno qua viene a dire che c'ho 6 fuori quota. Oggi avevo 2 squalificati, e avevo Giuffrida squalificato e Rumbo infortunato. Ho giocato con 2,94, non 93. Quindi colpa è mia, me l'assumo, dico, però qualcun altro deve avere pure la coscienza sporca. Perché è facile adesso in questo momento scaricare sull'allenatore. Però con questo
non voglio dire, i ragazzi li ringrazio tutti. Secondo tempo non hanno, onestamente non hanno dato quello che ho chiesto io alla primo tempo, ma io ci metto la paura, ci ho giocato a calcio, quindi è facile parlare da fuori e cose. Infatti all'ultimo quarto d'ora non ho gridato neanche io più, perché avevo capito che la squadra aveva mollato, ma è una cosa psicologica ormai, non è così, perché tu giochi, ti giuro, a Castroville giochi bene, l'arbitro ti penalizza, non prendi un punto a Castroville che dovevi vincere e hai perso. Oggi secondo me non dovevamo perdere e perdi, quindi cioè, è ormai una cosa psicologica, aspettiamo solo di prendere il gol, perché se avete visto i due gol sono cose non allenabili, non è che un allenatore si può mettere là a fare quelle cose. Io chiedo scusa ai tifosi del Siderno, però penso di essere rimasto un pochino alla storia, ho vinto il campionato l'anno scorso, purtroppo quest'anno non ci sono riuscito a fare del mio meglio, cercherò di... Devo stare troppo. No, ti farò sempre Siderno. Anche se alcune persone non lo merito, ti farò sempre Siderno. Perché il Siderno, per Siderno Paese, però. Per alcuni dirigenti non ti farò mai, non si preoccupi. Mister, un momento felicissimo consacrato oggi dall'aver incontrato un Siderno forse nel momento peggiore del proprio campionato. Ma la sua squadra è pure abbastanza accorta e sagace. Sì, è vero. È stata una partita non bella, è stata una partita brutta. Si sentiva questa tensione, la partita era importante più che altro per il Siderno perché volevo uscire fuori da queste sabbie moffle. Comunque devo fare i complimenti al Siderno perché è una squadra che ha combattuto fino al 90esimo, ha cercato il pareggio e forse penso che poi alla fine forse il pareggio ci poteva pure stare se arrivava, ecco, sicuramente non avrebbero rubato niente. Dopo lo scorso anno straordinario, non penso che abbia a questo punto capogiri la sua in classifica, no. Sersale. No. Noi l'anno scorso eravamo una squadra che per il primo anno si faceva l'eccellenza, ci siamo confrontati con realtà più grosse come Siderno. Non ci dimentichiamo che siamo un paesino di 4.000 abitanti. Per noi l'eccellenza è come la Serie A per il Catanzaro, visto che io sono di Catanzaro. Con culatezza e con serietà stiamo cercando di mantenere questa categoria tutti gli anni. E quest'anno stiamo andando oltre le nostre aspettative, nessuno si sarebbe aspettato che a questo punto eravamo a un punto dal Monte Alto con quei tre punti che ci hanno tolti con la Rossanese, una partita vinta 3-0. Sicuramente ci sta filando tutto dritto, vedi pure oggi con due tiri in porta, al primo tempo siamo riusciti a capitalizzare al 100% delle azioni dal primo tempo, quindi sta girando bene per noi, sta girando male, oggi ho visto il Siderno, sta girando male per il Siderno. Però ecco, sicuramente ribadisco, il Siderno non è una squadra che merita questo ultimo posto in classifica, ho visto una buona squadra, una squadra che ha corso per 90 minuti, una squadra che ha cercato di metterci in difficoltà, in alcuni casi ci ha messo pure in serie difficoltà là dietro. Complimenti al Siderno e all'allenatore.